E chiudiamo questa mattinata di mercoledì 4 dicembre, ci avviciniamo a Natale e giustamente cerchiamo sempre di fare gli auguri reciproci con chi dà una mano agli altri. In primis dobbiamo mettere in atto l'azienda Villa Imperium, che è rappresentata dall'enologo amico Primo Narcisi. Buongiorno, buongiorno. È assente il capo, noi l'aspettavamo Peppe Cocci Rifoni, ma possiamo capire e interpretare il da fare di questi giorni, quindi sì. Però ci fa piacere che sia venuto Primo anche per parlare di come è andata quest'anno la raccolta, la qualità del vino, cioè un bilancio sia commerciale ma anche qualitativo del vino. Dunque, noi abbiamo avuto un calo quantitativo intorno al 15%, però in linea con la produzione nazionale, che è un calo. Beh, sì, nazionale ci può stare. Quando ci sono i cali produttivi, di solito sono delle concause, non è una causa, esatto, sola. Potrebbe essere, sono state le temperature durante il germogliamento, esatto, le temperature durante la formazione del grappolino, cioè tutte situazioni climatiche che incidono sul metabolismo della pianta. Ecco, tu giustamente sei entrato nel dettaglio, quindi per far capire a chi ci ascolta che anche l'estate è troppo calda, sono delle concause, è un bene per una cosa e un male per un'altra. Diciamo, la scarsa piovosità ha determinato, se da una parte la qualità dell'uva sana, senza malattie, senza eventi negativi dal punto di vista delle crittogame, però la quantità è di meno, perché venendo a mancare l'acqua, che è un elemento fondamentale per le produzioni arboree in generale, quindi e la vite ne ha risentito in questo caso. Ecco, per quanto riguarda proprio il vino biologico che producete, e so anche che avete una clientela molto vasta in Europa e non solo, com'è andata? Beh, diciamo, la qualità del vino, sfioriamo l'eccellenza, proprio perché... Lo sappiamo, anche perché la testimonianza me la dà a tutti i nostri ospiti quando diamo bottiglia del vostro vino. Diciamo, specialmente chi produce in biologico deve avere la materia prima sana. Esatto. È elemento essenziale. Cioè, non si va per raccomandazione. No, per carità, lì non esiste... O il prodotto è buono, altrimenti... devi stare anche al passo dei tempi sotto l'aspetto commerciale. Non ci sono chance. Allora, la materia prima deve essere buona, lavorata bene, e poi i risultati ci sono, ecco. Facendo un'altra volta, me lo facesti anche, mi pare, qualche tempo fa, forse lo scorso anno, c'è qualche posto che gradisce proprio il vostro tipo di vino bianco, rosso e rosato, qualche stato, qualche regione? Beh, no, diciamo, la penisola scandinava in generale è proprio una condizio sine qua non il biologico. Loro lo fanno anche per motivi ideologici, ambientali, certo, eccetera, di sicurezza. Sì, addirittura pretendono anche che il vetro, la bottiglia, non debba superare per esempio i 300 grammi, mentre da noi c'è una deregulation, certo, in questo, certo, settore. Loro badano anche a questo. Sì, anche questo, perché il riciclare il vetro, i, esatto, trasporti, eccetera, producono dei costi, esatto, esatto, dal punto, esatto, di vista finanziario, certo. E anche dal punto di vista ambientale, con le emissioni di, certo, gas, eccetera. Certo. Quindi, diminuendo il peso del vetro, favorisce l'ambiente, certo, favorisce. Diciamo... E per quanto riguarda qui da noi, come penisola, cioè, al di là le regioni, qui da noi c'è qualcuno che proprio sceglie, perché so che adesso case vitivinicole ce ne stanno a Iosa, però qualcuno perché sceglie il biologico, qualcuno perché sceglie quello perché è fatto in un territorio particolare? Ma diciamo, il vino bio è consumato, noi abbiamo principalmente clientela nel centro nord, onestamente, quindi, però vedo che chi è la fascia di consumatori che preferiscono il bio è quella giovane. Esatto. Quindi i giovani sono più attenti rispetto a dopo non curano altre cose, però sul fatto del vino ci tengono. Sì, sì. No, ecco, diciamo, o per una questione sarà di moda, sarà
i nuovi costumi, nuove abitudini. Di tendenza, dai. La tendenza, ecco, la tendenza. Senti, primo, ecco, invece per ci fa piacere, certo, per chiudere questo 2019, un anno positivo rispetto al 18, facendo un discorso globale. No, no, positivo, positivo. Diciamo, noi verifichiamo che dal punto di vista nazionale le esportazioni sono aumentate, sia in termini di fatturato che in termini di volume. Noi, diciamo, seguiamo quel trend, noi come azienda Villa Imperium. Questo mi fa mezzo piacere. Primo, a me mi fa piacere anche perché è un modo per farci gli auguri. Io spero che almeno inizio 2020 sto Cocci Grifoni ce lo porterai una volta nel nostro bel salotto, senz'altro. Comodo, accogliente. Senz'altro. E niente, anche perché è per partire l'anno in un certo modo. Noi siamo qua. Va grazie bene. Tante, primo. Auguri a te, altrettanto, famiglia altrettanto. E a Villa Imperium. Benissimo, altrettanto.